Now I'm pleased to welcome all the speakers, Dr. Luigi Aurelio Pomante, Dr. Torchiani, Francesco Torchiani, Dr. Margherita Angelini. And I would like to extend a very special welcome to our discussant, Professor Ignacio Perón Martín, Professor of Contemporary History at the University of Zaragoza. Thank you for coming here, Ignacio. And as you can see from the agenda, the first speaker is Dr. Luigi Aurelio Pomante. Dr. Pomante is a co-author of the paper with Professor Roberto Sani of University of Macerata. Professor Sani couldn't come to Pisa, but on behalf of the scientific committee, I would like to thank him very much for his contribution to this conference. Dr. Pomante is a research fellow at the University of Macerata. In 2013, Dr. Pomante published a book about the history of University of Macerata, Per una storia delle università minori, il caso dello studium generale maceratense tra 8 e 900. The title of his paper is La riforma gentile e la riconversione dell'offerta formativa e delle attività di ricerca dell'Università di Macerata. The Gentile Reform and the Restructuring of the Educational Syllabus and of the Research Activity of the University of Macerata in the period between the two World Wars, 1923-1936. You will find the English abstract in your folder. If anybody needs an English abstract, just let me know. Simone? Yeah, okay. Anybody else? Now, let me now hand over to Dr. Pomante, please. Luigi Aurelio. Okay. Grazie Paola. Innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori di questo importante seminario. Come diceva la professoressa Carlucci, in your folder, there is the integral translation of my paper, so you can understand, I hope. La riforma universitaria, varata da Giovanni Gentile nel 1923, da un lato confermava l'assetto policentrico del sistema universitario italiano, ma nello stesso tempo, lo sappiamo, introduceva una sorta di gerarchia tra gli Atenei della penisola e suddivideva le università in tre tipologie, quelle di tipo A, che erano interamente a carico del bilancio dello Stato, quelle di tipo B, sempre statali ma in parte sostenute dallo Stato, ma per il cui sostentamento avrebbero dovuto essere stipulate delle apposite convenzioni finanziarie tra il governo e gli enti locali. E poi c'erano quelle di tipo C, le cosiddette università libere, per le quali non era previsto l'intervento finanziario statale e che, ai sensi dell'articolo 112 del Regio Decreto del 1923, poteva essere soppresse qualora l'insegnamento in esse impartito non fosse sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governavano l'ordine dello Stato. Diciamo che la scelta operata dal ministro Gentile recuperava in qualche modo, accentuando quella distinzione che era già stata fatta da Carlo Matteucci nel 1862, ministro dell'educazione, tra Atenei di prima e di seconda classe, e finiva in qualche modo per rappresentare però una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla linea abolizionista che era stata più volte sostenuta in passato dal gruppo neodenalista e in modo particolare da Benedetto Croce, secondo il quale il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe dovuto creare le condizioni affinché gli Atenei minori o incompleti si incamminassero verso la loro lenta chiusura, verso la loro, si parlava di una morte dolce ma inevitabile. La prospettiva gentiliana, alla base della quale si collocava una visione elitaria degli studi superiori e cui faceva da corollario una sostanziale disistima, possiamo definirla così, per i piccoli Atenei di provincia, in realtà finiva
per prendere le mosse da una considerazione, cioè che vi erano delle insormontabili difficoltà e resistenze nel chiudere le università italiane. Un importante rettore, Gaetano Arangio Ruiz, sostenne che era più facile sopprimere un ministero che un'università. Persuaso che tante e tali difficoltà erano lungi dall'essere accantonate, in qualche modo si pensò a recuperare nella riforma Gentile una sorta di differenziazione gerarchica tra gli Atenei della penisola, quella differenziazione che era tanto cara alla classe dirigente liberale ottocentesca. Gentile in pratica introduceva una sorta di doppio binario nell'ordinamento universitario che, seppur formalmente si trovava incentrato sul tradizionale criterio del grado di partecipazione dello Stato al sostentamento finanziario degli Atenei, era anche destinato, e questo è l'aspetto più importante forse, a connotarsi in misura crescente anche sul piano delle prerogative e delle funzioni degli Atenei. In altre parole, da un lato la riforma Gentile attribuiva a tutte le università e agli istituti superiori il compito di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Nello stesso tempo, però, creava le premesse affinché gli Atenei minori, quelli di cui parlavo prima, quelli di tipo B, sviluppassero una propria specializzazione in rapporto a quelle che erano le esigenze specifiche dei territori di riferimento e alla formazione e animazione culturale delle elite locali, anche al fine di favorire, possiamo dire, un interessamento e la contribuzione finanziaria da parte dei privati e degli enti locali per il loro mantenimento. Quindi questo è il doppio binario di cui ci parla Gentile nella sua riforma, e che questa fosse la strategia di Giovanni Gentile lo si evince anche dai chiarimenti sui concetti di riforma formulati dallo stesso Gentile il 29 marzo del 1923. Cito testualmente: è mio intendimento rivedere radicalmente le strutture universitarie, le quali oggi sono modellate sopra un tipo uniforme di insegnamenti, di ordinamenti, di lauree per i vari quadri di studi. Diceva Gentile, bisogna arrivare ad una maggiore specializzazione e sarà questo anche l'unico modo per favorire il progresso della cultura. E Macerata ovviamente cerca, come piccolo Ateneo di provincia, ma come Macerata anche Sassari, come ha detto bene Ilaria Porciani, anche Siena, cercava in qualche modo di adeguarsi a queste indicazioni ministeriali. 1903-1924 viene inaugurato l'anno accademico da un rettore importante, The Dean Riccardo Bachi, che dava conto di questa evoluzione fatta registrare dai provvedimenti di riforma predisposti dal Ministro della Pubblica Istruzione. In pratica Bachi cercava di cogliere subito l'essenza di quello che Gentile aveva voluto comunicare. In pratica si sviluppava un indirizzo di far prevalere quella tendenza a specializzare sempre di più i piccoli Atenei. Del resto, se si voleva realmente far compiere un salto di qualità all'istituzione universitaria maceratese, questo piccolo centro, occorreva andare oltre quelli che erano semplici aggiustamenti burocratici ed avvalersi di tutte le prerogative e di tutte le indicazioni che venivano concesse dal Ministero e quindi da Gentile. In questo modo Bachi, possiamo dire uno dei rettori forse più illuminati della storia dell'Ateneo maceratese, finiva per sollecitare l'amministrazione pubblica, gli stessi vertici degli Atenei, i professori, a promuovere qualsiasi forma di interessamento e di contribuzione finanziaria a favore dell'università, nonché di coordinare le iniziative più utili ed efficaci per mantenere e far funzionare l'Ateneo. Si trattava in pratica non solo di riannodare i fili del rapporto con gli enti locali, da sempre comunque vicini all'Università di Macerata, ma a tutte le università minori, ma nello stesso tempo si lanciava una sfida. Si proiettava l'Università di Macerata, questo caso di studi, sullo scenario regionale e rivendicava in qualche modo il rettore, attraverso le parole del ministro Gentile, un ruolo e una funzione scientifica e culturale di primo piano. Di qui l'impegno intrapreso negli anni successivi dal piccolo Ateneo per dare vita a questa specializzazione. Non voglio dilungarmi troppo, ne cito alcuni, poi naturalmente negli atti del convegno sarà possibile leggere il contributo più dettagliato. Autunno 1925, l'Università di Macerata ottiene l'autorizzazione dal Ministero ad istituire in convenzione, vedete, ente locale, la Camera di Commercio, una scuola superiore di ragioneria e lingue estere.
la quale, oltre al corso biennale di ragioneria e lingue estere, prevedeva l'attivazione di un corso sui rapporti della ragioneria col diritto privato e pubblico, destinato agli studenti di giurisprudenza, e permetteva di sostenere esami senza alcuna spesa. Le finalità di questa scuola erano di gran lunga più ambiziose di quello che si legge poi nello statuto dell'Ateneo. Essa infatti, attraverso la graduale istituzione di altri insegnamenti sui rapporti della ragioneria con l'agricoltura, industria e commercio e con il credito, avrebbe dovuto assurgere a un vero e proprio laboratorio di formazione per le nuove professioni contabili, formazione della maceratese, dello studente maceratese, perché Macerata fondamentalmente era un ateneo che accoglieva i suoi studenti dalla regione Marche, dall'Abruzzo, dalle Puglie, ma era ristretta a un bacino piuttosto limitato. Lo statuto del 27, due anni dopo, del 13 ottobre, il numero 2228, istituì anche la scuola di perfezionamento in diritto agrario e economia e statistica agraria. Vedete la specializzazione, perché la regione Marche era una regione a forte vocazione agricola, con grande interesse per l'aspetto agrario, ed ecco allora la nascita di questa scuola di perfezionamento. Avviò le sue attività nel 1929. Nelle intenzioni dei vertici dell'Ateneo c'era proprio come finalità la volontà di creare ovviamente un'offerta formativa diversificata, dall'altra nello stesso tempo creare, come dicevamo, questo laboratorio per una nuova classe dirigente locale che avrebbe dovuto guidare la crescita non solo culturale ma anche industriale, agricola e commerciale dell'intera regione. Lo stesso rettore Greco negli anni 30, dopo aver ricordato come l'Ateneo avesse saggiamente provvisto l'istituzione di queste scuole, rilevava come fosse necessario non accontentarsi degli eccellenti risultati raggiunti sul piano didattico, ma serviva un passo ulteriore, cioè bisognava perfezionare ulteriormente questa scuola. Della serie abbiamo fatto nascere questa scuola nella seconda metà degli anni 20, nel 30 l'auspicio è che queste scuole possano formare ulteriormente lo studente maceratese. In realtà, dagli annuari dell'università, dai documenti contenuti nell'archivio centrale, ma contenuti ovviamente anche nell'archivio di Stato di Macerata, a ridimensionare le aspettative e i progetti dell'Università di Macerata e a ricondurla entro i limiti, diciamo così, a eliminare quella voglia di farne un laboratorio specializzato, sarebbe stato proprio il regime fascista negli anni 30. Il regime fascista che era scarsamente interessato, se non addirittura diffidente, suspicious, nei confronti di questo eccessivo protagonismo dell'Ateneo maceratese, ma anche, attenzione, di altri atenei più piccoli. Prima ho citato Sassari e Siena perché sono quelli più emblematici, potremmo aggiungere anche Messina, atenei soprattutto del centro-sud. Ecco dunque che negli anni seguenti, siamo nel 35, nel 36, non soltanto quello che era un progettato osservatorio regionale di economia non avrebbe visto la luce, ma di fatto anche quella scuola di perfezionamento in diritto agrario di cui parlavamo prima, istituita dall'Ateneo, e alla fine terminava in qualche modo il suo corso. In questo caso la proposta di deroga alle disposizioni vigenti non trovava alcuna risposta dal Ministero. Del resto siamo nel 35 e poi nel 36 quando Cesare De Vecchi portò alla centralizzazione assoluta del sistema universitario nazionale. Aboliva la distinzione tra università regie di primo e di secondo livello che era stata reintrodotta da Gentile e in qualche modo finiva per cancellare quelli che erano gli spazi di autonomia didattica ed organizzativa attribuiti agli Atenei. Paradossalmente questo processo di centralizzazione del sistema universitario, da un lato in virtù dell'equiparazione di tutti gli Atenei, garantiva a Macerata la sopravvivenza, perché Macerata veniva mantenuta dallo Stato. Dall'altro annullava i presupposti della strategia di ampio respiro di cui aveva parlato Gentile, di divenire un vero e proprio laboratorio specializzato nella formazione e nella ricerca giuridica economica in campo agricolo. Possiamo concludere dicendo che attraverso questo case study, costituito dalla riconversione dell'offerta formativa e delle attività di ricerca dell'Università di Macerata all'indomani della riforma Gentile, il contributo ha inteso in qualche modo focalizzare la propria attenzione su alcuni processi particolarmente innovativi innescati da tale riforma, e di questi processi in realtà si è parlato molto poco. In particolare il vero e proprio ridimensionamento delle conseguenze negative e degli effetti penalizzanti prodotti dal tradizionale
generale assetto policentrico del sistema universitario italiano. Come si è cercato di porre in luce in questa ricostruzione, la riforma di Gentile ha creato le condizioni affinché gli atenei minori creassero e costituissero una specializzazione in rapporto alle specifiche esigenze dei territori di riferimento e alla formazione e animazione culturale delle élite locali. Tale innovazione, pur senza rimettere in discussione assolutamente, questo è giusto sottolinearlo, l'uniformità giuridica e istituzionale che caratterizzava l'ordinamento di stampo casatiano degli studi superiori e universitari, ha finito di fatto per incidere significativamente sul ruolo esercitato dalle università italiane, introducendo una sostanziale differenziazione delle funzioni e degli obiettivi che gli atenei erano chiamati a perseguire. E più ancora, ha reso possibile il sorgere e l'affermarsi per la prima volta nella stagione post-unitaria di nuove e più incisive forme di presenza del sistema universitario nella realtà economica e produttiva del nostro Paese, come del resto l'avvio di percorsi di formazione complementari. Ne abbiamo citati alcuni riferendoci a Macerata, ma ne potremmo citare altri con riferimento ad altri atenei. Con riferimento al nostro specifico caso di studi, si può dunque affermare che l'assunzione da parte dell'università di un ruolo guida nella progettazione dello sviluppo sociale ed economico dei territori e nel coordinamento delle attività produttive regionali ha comportato di fatto la possibilità di una sorta di primato della competenza culturale e scientifica sull'appartenenza ideologica e politica, e ciò spiega probabilmente, a mio giudizio, i notevoli sforzi del regime fascista, assai prima di De Vecchi, di arginare e di porre un freno a queste iniziative predisposte dai singoli atenei per la progettazione dello sviluppo sociale ed economico dei rispettivi territori e per il coordinamento delle attività produttive regionali. Grazie. Thank you. Thank you for your very interesting paper, Luigi Aurelio, which gives us the sense of the lost possibilities of the Gentile reform.